«Sono davvero spiacente», disse con il suo tono di voce più glaciale. «Non l'ho sentita». Era fermo davanti a lei, piegato in due, con le mani appoggiate sulle cosce, e ansimava. I lembi del cappello gli pendevano ai lati della faccia, come le orecchie di un cane. Non parlò, si limitò ad alzare una mano. Stava facendo dondolare qualcosa tra pollice e indice. Un mazzo di chiavi dall'aria molto familiare. All'improvviso capì quello che era successo. Lo guardò inorridita. Lui sembrava ad un tratto così poco minaccioso. Lì, fermo, piegato in due per la fatica di esserle corso dietro. Gli occhi marroni alzati verso di lei. Le chiavi tenute in alto come un'offerta. Si appoggiò contro il pilastro del cancello e, piegata la testa indietro, scoppiò a ridere. E fu così che cominciò.